Il Magistero di Giovanni Paolo II non si è basato sulla parola, benché egli abbia lasciato alla Chiesa un incalcolabile numero di discorsi e di testi di grande spessore teologico, filosofico e antropologico, ma anche sui gesti. Potremmo dire che l'eloquenza dei suoi comportamenti lo abbia reso antisignano di quella enciclica dei gesti che è stata giustamente attribuita a Papa Francesco. Basti pensare a quello compiuto dal pontefice polacco a San Giovanni Rotondo quando si inginocchiò sulla tomba di Padre Pio, cancellando di fatto il divieto del Sant'Uffizio di recarsi a San Giovanni Rotondo per motivo di devozione, emanato il 24 luglio 1924 e formalmente mai revocato. Entrambe le modalità espressive, parole e gesti sapientemente utilizzate, come si addice a chi ha calcato il palcoscenico, riuscivano a far giungere il messaggio a tutti, credenti e non, grazie ai mezzi di comunicazione di massa di cui il pontefice riusciva sempre a catturare l'attenzione e l'interesse. Non a caso si è parlato e si parla tuttora di stile Wojtyla, diretto, informale e spesso improvvisato, che è stato il suo punto di forza. Le stesse caratteristiche hanno inoltre rivoluzionato il rapporto tra i giornalisti e il Papa, che soprattutto nei voli dei viaggi apostolici hanno avuto la possibilità di stabilire relazioni personali, quasi confidenziali, con il Santo Padre, anche grazie alla preziosa mediazione del suo portavoce, Joaquín Navarro Valls, primo laico chiamato proprio da Giovanni Paolo II a dirigere la sala stampa della Santa Sede, e che fu interprete anche dei suoi ultimi silenziosi pensieri in punto di morte. A Giovanni Paolo II non sfuggiva l'importanza per l'evangelizzazione dei mezzi di comunicazione già evidenziata dai padri conciliari. Ecco perché, dopo averne parlato nell'enciclica Redemptoris Missio e nei 27 passaggi per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, uno per ciascun anno di pontificato, volle dedicare al tema un documento specifico. Una lettera apostolica intitolata Il rapido sviluppo, diretta ai responsabili delle comunicazioni sociali, ai quali 68 giorni prima di morire lasciò un accorato appello, quasi un testamento del Papa comunicatore ai suoi colleghi. I criteri supremi della verità e della giustizia nell'esercizio maturo della libertà e della responsabilità costituiscono l'orizzonte entro cui si situa un'autentica deontologia della fruizione dei moderni potenti mezzi di comunicazione sociale, che dovrebbe essere orientata a salvaguardare la centralità e la dignità della persona, il primato della famiglia e il corretto rapporto tra i diversi soggetti. E sottolineò che questo vale in modo speciale per i giovani, che manifestano una naturale propensione alle innovazioni tecnologiche e anche per questo hanno ancora più bisogno di essere educati all'utilizzo responsabile e critico dei media.